arrenditi o morirai di nuovo. Che cattiveri di Kotal Kahn, ragazzi. Bentornati sul canale di Axios 00. Bentornati a un nuovo episodio di Mortal Kombat 11. Io intanto mi sono studiato un po' le combo che non sto riuscendo a fare. Mamma mia, prenditi questo. Allora, vieni qua vicino che ti sistemo io ora. Ti piace questo? Eh? Ti piace? Maledetto, dannatissimo coso. Vediamo un po' se... entra lo stesso anche se non... sì, entra lo stesso anche se... ah, ho capito. Anche se non colpisco il primo... la parata di Kotal Kahn, ragazzi. Grandi così, perfetto. Ah, mamma mia. Anche se il primo colpo non va a segno, non c'entra, ma in pratica la combo va lo stesso. Io pensavo si bloccasse nel caso che il primo colpo non andasse a segno. No. Questa, perfetto, questa volevo. Disco, perfetto. Disco, che è lontanissimo. E disco. Ciao, Baraka. Ci si vede un'altra volta. Grand Kotal Kahn. Praise the sun. Always praise the sun. Un po' meno stavolta. Ok, no. Stavolta l'ho fatta apposta, quella lì. Perché volevo semplicemente... mamma mia, che roba che gli abbiamo fatto. Ah, che ha fatto esattamente? Giuro che non ho... ah, ha parato. Maledetto. Ok, proviamo ancora questa. Che questa la adoro io. La adoro alla follia questa. No, ho sbagliato adesso. Com'era l'altra? Questa? Le capocciate del nostro Kotal Kahn. Certo che quando si sanno le combo tutto diventa un minimo più semplice. Magari adesso perderò, però... no, parati. Ok. Ciao. Grandi così di contrattacco. Ricompense. Ci ha dato roba nelle ricompense. Era un'arma quella, se non ho visto male. Che figata però questi... è tutta una figata, signore. Bellissimo veramente. Cattiveria di Kotal Kahn. È praticamente il nostro Soler questo. Se avete mai visto mai giocato, mai visto la mia serie su Dark Souls, questo è il nostro Soler. Always praise the sun. Questo invece è Manus. Qualcosa del genere non sta andando bene. Dove ci hanno portato? Questo sangue non è oscurità. Comunque, aia. Orfana è divenuta assassina. Preferisco vivere alla corte di Shao Kahn piuttosto che morire di fame in strada. Voi Oztek praticate la magia del sangue, Kotal. Ma io non temo alcun rivale. Kotal. È Kotal Kahn. L'ho detto bene prima, ho detto Kotal Kahn. Perché è Kotal. Comunque, l'importa... aia. Queste magie del sangue mi stanno... un attimo... fastidiose e anche arroganti. Quindi vediamo un po' di giocare di arroganza anche noi, magari. Ah, no, parati. Cos'è questa cosa? Fastidiosissima. Ma io Scarlet la adoro. Ma chi è sta Scarlet? È adorabilissima, cioè è una... è proprio adorabile sta Scarlet. Mamma mia. Graziosissima, e non mi veniva il termine tecnico, volevo dire graziosa, è graziosissima proprio lei, mamma mia, cattiveria clamorosa, e credo che abbiamo vinto. Le stelle precise. Grande, Kotal Kahn, fenomenale, no, bene, meno male non mi ha fatto mosse particolari perché... vai così, no, volevo... Kotal? No. Si è un po' addormentata forse lei. Facciamoci una presa, va. Già che ci siamo. Perfetto. Che sono soddisfazioni anche queste. Dopodiché, vai. Attaccala. Perché in pratica quando si fa quella mossa, più R... Fatal Blow. Più R la si manda addosso a lei invece che curare noi. Il raggio di luce. Che è bellissimo peraltro. Wow. Wow. Con calma e per piacere, proprio, Kotal Kahn, con calma e per piacere. Vai così. Dai, mi ha bloccato la mossa. Era praticamente fatta, è fatta. Altre ricompense, ancora, una ferina. Cos'era, quella falce, un falcetto. Tre armi diverse. Kotal. Sono partite via proprio facilmente sti combattimenti. Signorina, scusi lei. Cosa ti è successo? Shao Kahn mi ha tradito. Attaccò la mia legione rendendomi una cavia di Shang Tsung. La sua morte mi ha liberato.
Ritrovarti ha dato un senso a questo incubo. Non ti perderò di nuovo. Chi è che non sarebbe con uno dagli occhi azzurri in quel modo? Aiuta i terrestri. Oggi ci vediamo tre battaglie, io. Nel futuro sei un alleato, non un nemico. Al diavolo il futuro, io dico il presente. Conoscendoti, mi aspettavo meno incoscienza. Vabbè, però ci sta nel personaggio, di Iron Black questo, è bellissimo. Ok, noi continuiamo qui a fare del male fisico non indifferente, se possibile, che ci fanno a noi, purtroppo. No, no, è XXX, perché non me lo prende? Dannazione! Oh, questa volevo, perfetto. Poi questa, se riesco a farla magari. Perché non mi entra? Non mi entrava la mossa, maledetto. E io ti schiaccio la testa. No, rifallo, ti prego. Rifagli quella cosa di prima. No, è bellissimo. Come? Perché? Era una combo di qualcosa. Non l'avevo mai vista quella animazione. L'ho bloccato prima che mi potesse sparare, per fortuna. Aia, questo... stavolta no, invece. Ale, se fai così, però... Allora, se fai così, però no, eh. Che figata questa, ragazzi. Quant'è figa questa. Mamma mia, l'ho tenuta in serbo per dopo. Ed è veramente fantastica. Vai così... No, no, faglielo. Ok. Avevo paura mi prendesse con... quell'attacco era abbastanza fastidioso, onestamente, l'avesse fatto. Disco. Perfetto. Che è qui. Ce n'era un'altra. Molto carina. No. Fattela fare. Fidati che è bella. Dai retta. No. Si è liberato. Peccato, perché era veramente fantastica questa. Maledetto. Devo stare attento adesso, perché se per caso gli viene in mente di farmi... Ok, se gli veniva in mente di farmi la Fatal Blow, potevo rimanerci, sapete? Ero lì lì, con l'energia. Sarebbe stato molto rischioso. Vai, Kotal. Lui mi piace molto di più da utilizzare rispetto a Casey. O almeno, lo riesco a utilizzare molto meglio rispetto a Casey Cage. Però magari, sai, è un'idea. Ci sono sempre... Il regno ripudiò le tue futili guerre. Imperi devono espandersi. E non ha torto neanche lui. Dicevo, non sempre si preferisce un personaggio rispetto a un altro. Ci sono sempre delle preferenze, no? In tutti i giochi di lotta, di picchiatura, ci sono sempre delle... Aia, delle preferenze. Togliti, Khan, togliti di lì. Kotal? Kotal? Ti perdiamo? No, ok, meno male, perché mi ero... Ah, mi ero visto male. Dopo aver perso Sonia, ho detto, mi sa che ci perdiamo anche lui. Tu conquistavi solo per te e non per il popolo. Digliene, ci facciamo anche Shao Kahn, ragazzi, perché è giusto così. No, mi sono schifo. Questo volevo fare. Questo volevo farvi vedere finalmente. Ah, male, male, che combo. Che combo. Oh, ora ci ragioniamo qui sulla situazione. Vieni qua, vieni, sai che... Bene, non sentirai sicuramente. Disco. Ancora disco. Non mi è partito il disco, ma mi è partito sta cosa che comunque ha fatto male. Ora di... Vai così. No. Cosa ridi? Che cosa ridi tu? Mi ero messo un'energia perché avevo paura mi facesse il Fatal Blue. E quindi ho detto, volete vedere che ci rimaniamo? Invece per fortuna è andata abbastanza bene. Sto disco ogni tanto parte, ogni tanto no, eh. Sì, tu... Insulta, insulta, che poi ci penso io a te. Dannatissimo. Vai così, perfetto. E poi... Questa. Ale, dovresti fare cose del genere, perché... Cioè, obiettivamente... Che tra l'altro non sto facendo una mossa che avevo imparato, ma va bene così. Perché per ora vedo che funzionano queste, quindi perché complicarsi la vita? Ah, t'ho fregato, sai. Marrano. Calmati. Che ci penso io a te. Vai ora. No. Era carino finirlo in un modo un po' più... alternativo. E invece forse
Ci ha finito lui. Abbiamo parecchia energia, non credo che ci tolga tutto. Però è bellissimo vedere la Fatal Blow sua. Non l'avevamo ancora vista. Prenderci le Fatal Blow ultimamente ha un suo perché. Perché in pratica ci vediamo le Fatal Blow degli avversari e gliele abbiamo fatte noi. Lo concludiamo così la cosa. Con la nostra Fatal Blow. Mamma mia, la cattiveria. La cattiveria di sta mossa è incredibile. Ciao bello. Ciao. Ci vediamo poi, ricompense, mamma mia. Tu non sei più Khan. Grandi. Così si fa, così si dice. Ecco. Aia. Che sta succedendo? Ciao Khan, vieni. Maledetta che non sei altro. Se li ha presi tutti anche. Non ho mai vissuto giorni più strani. Kotal Kahn, sono Raiden, protettore della Terra. Lo so. Lo conosciamo. Lo adoro. Siamo stati alleati e poi nemici. Mi sorprende, dato il comune astio nei confronti di Shao Kahn. Tutto è mutato quando hai sconfitto Shinnok. Shinnok sconfitto? L'abbiamo battuto insieme, ma sei diventato spietato. In difesa della Terra hai attaccato ogni regno che credevi pericoloso. No, impossibile. E indossi l'amuleto di Shinnok come simbolo della tua furia. Lo giuro, Kotal Kahn, non sono quel Raiden. Condivido il tuo fine, risolvere la crisi temporale e sconfiggere Shao Kahn. Va bene. Tornerò sulla Terra con Liu Kang e Kung Lao per capire se anche il nostro regno ha subito delle anomalie. Dobbiamo comprendere meglio questo fenomeno temporale. Io mando qualcuno in cerca di Shao Kahn. Quindi è un addio. È un arrivederci. Non vado via se Shao Kahn minaccia il regno esterno. Devo avere giustizia per la mia famiglia e per Edenia. Tornerò qui per te. Per aiutarti, principessa. Non so perché, ma mi sembra Jackie Chan in queste immagini, vi giuro. Mi pare Jackie Chan. Io non lo so perché c'ha questa faccia. Ragazzi, grazie per le richieste di amicizia. Sto cercando di fare un po' più pulizia in questi giorni con la lista amici, però se non riesco ad aggiungervi, cioè tenete conto che sto aggiungendo le mie domande, Dvorah. Persone di febbraio. Ho cacciato il tuo popolo, bruciato l'alveare. Eppure mi aiuti. Non possiamo fidarci di lei, eccellenza. Kotal Kahn l'ha fatto e lei lo ha consegnato a Shinnok. Kotal Kahn, perché io sono morto e lui siede sul mio trono? Hai cercato di annettere la Terra al regno esterno. Gli dei anziani sono intervenuti. Raiden ti ha ucciso e a quel punto Mileena è divenuta Kahn. Buon riassunto. Quando questo essere ha ucciso tua figlia, Kotal ha rivendicato il trono. Hai ucciso tu Mileena? Se è vero, preparati a morire! Che cos'è? Ah, ma salve! La tipa del tempo! Dvorah è sotto la mia protezione, Shao Kahn. Commetti. Quindi non vi date noia. Io... Cronica. Sono Cronica. I miti dicevano il vero. Non sono soddisfatta di come si è svolto il passato. Quindi hai infranto il tempo. Ho fermato il tempo. Sto reclutando chiunque disprezzi l'attuale corso della storia. Per combattere passato e presente, avremo bisogno di alleati da entrambe le ere. Quali vantaggi otterrò da questa tua guerra? Nella nuova era avrai un impero grandioso, Shao Kahn. Senza che ci sia Raiden a fermare. L'ha già comprato. Vuoi cancellare per sempre Raiden? È un'impresa molto ardua che richiede immani sforzi e potere. La Clessidra andrà protetta mentre sarò impegnata. Potrò fare affidamento sul tuo esercito? Oh, di sicuro. Assolutamente. Gli ha nominato Raiden già i dollari di Paperone sugli occhi, no? Praticamente, in pratica. Giuro che impazzisco. C'è qualcuno che può spiegarmi che cosa diavolo succede? Ha ragione. Sono nel futuro da un'ora e non ho visto neanche un jetpack. Neanche uno. Guardate com'era. Bellissimo.
Dunque è vero. Ho ceduto alle tenebre. Già, Raiden. Dopo la caduta di Shinnok sei cambiato. Lampi rossi, abiti neri e un atteggiamento autoritario. Sì, a proposito. Cos'è successo al tuo io oscuro? Hm? Perché tu sei figlio unico e io un gemello? In quanto immortale, io sfuggo alle comuni leggi del tempo. Forse per questo subisco effetti diversi. Grazie. Strano, vero? Non comandare. Non è solo questo. Beh, una figlia della mia età. Guardala. Come posso avere una figlia? Eppure... Con lui. Almeno non è un'attrice. Dai, pensaci. Potremmo chiedere il doppio. Nei cinema, Johnny Cage e Johnny Cage. In Time... È un po' cambiato, Johnny Cage. Che cosa fare? Da mesi ricevo vaghe premonizioni sul futuro, ma niente mi preparava a questo. Devo consultare gli dei anziani. Liu Kang, Kung Lao, aiutate le forze speciali in mia assenza. Lo faranno. Sì, Lord Raiden. Sicuramente. Mi fate scegliere il personaggio per caso da con cui sì, combattere? Ma, cioè, generale, cioè... Sì, è strano anche per me. No, non puoi capire. Già. Cosa? Nel futuro tu... Stamattina ero in missione con te e tu ti sei sacrificata. Ah, gliel'ha detto così a bomba, cioè. Boom. Oh, diamine. Dici davvero? Già. E ora sei così giovane da passare per mia sorella. Cass, vieni a vedere. C'è un po' di casino temporale, effettivamente voglio vedere poi... C'è un attacco del regno occulto all'Accademia Boucher. Come cosa? Faranno a gestire la cosa? La missione al Tempio non doveva fermarli. Sarà per l'anomalia temporale. Dobbiamo aiutare i maestri Shaolin. Perché il regno occulto prenderebbe di mira la vostra scuola? La Grotta del Drago è sotto l'Accademia. Le sue sorgenti ribollono di ginsei della terra. Così non va. Brutta storia, il regno occulto che traffica con la forza vitale della terra. Non arriveranno mai alla grotta. È protetta da potenti incantesimi e trappole letali. Scommetto che le nostre controparti di quest'era li stanno già affrontando. Kung Lao, Liu Kang, dovreste sedervi. Sì, forse è meglio. Sono bellissimi. Colosseo. E tu su un tetto contro Lord Raiden. Com'è possibile? Il nostro futuro, Liu Kang. È una follia. Pensarci troppo non servirà a cambiarlo. Ma neanche accettare un destino da perfidi guerrieri non morti. Questo lo so. Ma non possiamo cambiare un futuro che non comprendiamo. Lord Raiden ci guiderà. Ci potremmo fidare? È stato lui a segnare la nostra morte. Quindi io dovrò imparare le mosse di due combattenti stavolta, giusto? No, tanto per dirlo, piccola informazione tecnica sulla disgrazia che mi aspettano in pratica. Non uno, due personaggi. Bene, ottimo. Tu invece hai avuto qualche problemuccio, sicuramente col sole, sicuramente un'insolazione, ma si vede proprio che gli è preso un'insolazione, è andato giù, battuto la testa, succede, no? Guardate lì, stare al sole in quel modo. La porta invece sembra quella degli Hobbit. Circolare allo stesso modo, magari un po' più grande, giusto un po', però è lo stesso tipo di porta. Quanti questi Shaolin sono morti per difendere il sacro tempio. Molti Boten sono morti per il regno occulto pagherà. Citazione Star Wars. Bellissimo. Bellissima sta cosa. No, ma fatemela fare a me, no, almeno ci rimaniamo nel mezzo per 20 volte. Dai, ma è una figata, fatela fare a me, vi prego. Una specie di gioco in prima persona, terza persona, dai. Chi è venuto qui sapeva come disattivare le trappole. Dici, i monaci non me l'hanno mai insegnato. Ci sarà un forse motivo. Perché non ti presentavi a lezione. Segui il percorso e aspetta il momento giusto. Quindi prendiamola. Wow, non lo faremo mai. No, non voglio più farlo. Bravo. Perfetto. Facile. Ora che c'è? Di tutto. Questa è una
Gas venefico, zampille di fiamme. Dardi. Dardi. Tutto. Che ne dici di evitarli? No. L'impressione è che andrà molto peggio. Io non ho fatto nulla. Ma Scorpion sì. Io sì. Cioè, si riconosce dall'arpione. Scorpion, vedo che sei sopravvissuto alla cronofusione. Non dissuaderai, Kronika, dal riportare in vita il mio clan. Facciamo Liu Kang, anzi Kung Lao mi piace di più. Kung Lao. Sai fermare le trappole? Tanto per cambiare un po', Liu Kang mi sembra un po' banale. Ho imparato la lezione affrontandoti al torneo Shang Tsung. Questa volta sono pronto a batterti. Non l'ha detto, quindi... Ok, allora, per questo episodio noi ci fermiamo qui. Spero vi stiano piacendo questi episodi di Mortal Kombat. Li sto portando non direttamente conseguenziali l'uno all'altro, perché io mi devo imparare le mosse dei personaggi, ragazzi. E di mosse ce ne sono un bel po'. Cioè, voglio dire, non è che c'è una combo sola, una mossa sola, eccetera. E voglio cercare di portarvi dei gameplay abbastanza carini anche da vedere. Non semplicemente, con le stesse sempre 2-3 mosse ogni volta che capita, ma comunque cercare di portarvi combo diverse e farvi vedere qualcosa di nuovo. Quindi abbiate un po' di pazienza, proseguiremo il gioco, lo porteremo fino alla fine della storia principale, perciò non vi preoccupate. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social e noi ci vediamo alla prossima.